Buonasera a tutti e ben ritrovati con la nostra rubrica Un caffè con le psicologhe. Oggi tratteremo con voi il disturbo dell'attacco di panico. L'attacco di panico è una forte crisi d'angoscia estrema, sconvolgente, improvvisa, che si manifesta con dei sintomi sia fisici che psichici, che sono quelli propri dell'ansia, fino a provocare nella persona una paura di morire o di perdere il controllo del proprio corpo. I sintomi più comuni che si visualizzano all'interno di questo disturbo sono le palpitazioni, il dolore toracico, un forte peso proprio nel petto, sensazione di soffocamento, vertigini, vampate di calore, brividi, tremori e sudorazione forte. Compare in adolescenza o in prima età adulta, ma le cause diciamo che non sono proprio chiare. Sembrerebbe esserci un nesso con delle importanti fasi di transizione nella vita, che portano a periodi di ansia e stress. L'episodio di panico però non si verifica nel momento stesso di queste fasi di transizione, bensì in seguito, quindi in un momento della vita in cui la persona è proprio tranquilla, è serena, quando sembra appunto che l'episodio è superato. Capita che dopo questi episodi la persona mette in atto degli episodi di evitamento, quindi evita quelle situazioni, quegli oggetti, quegli eventi, qualsiasi cosa che può provocare appunto il panico, l'ansia e lo stress. Quindi limita queste attività, dei luoghi che possono essere associati a questo episodio di panico, anche se in realtà potrebbero non esserlo. Ripetiamo quindi che l'attacco di panico insorge in modo inaspettato, quindi ad esempio può capitare in una piazza, in ascensore, nella folla, nel traffico, quindi possono poi anche in seguito svilupparsi delle fobie specifiche. Le cause degli attacchi di panico possono esserci cause genetiche e cause psicologiche. Le cause psicologiche solitamente derivano da uno stato di malessere psicologico di cui il soggetto non è consapevole. L'attacco di panico, quando insorge, è in un momento, in una situazione che magari è stata svolta per vari anni, ma in quel momento, in quella determinata situazione, anche l'aspetto psicologico della persona può creare un attacco di panico che poi la persona andrà a generalizzare su tutte le situazioni. Nei contesti giovanili, solitamente alcuni fattori che possono far insorgere attacchi di panico sono fattori di solitudine, di incomunicabilità, problematiche all'interno della famiglia, dello studio, del lavoro o anche il consumo di sostanze, tante volte può essere fattore che aumenta l'insorgenza di un attacco di panico. Anche i fattori ambientali possono essere presenti in queste situazioni. Eventi stressanti possono ampliare in persone già più fragili lo sviluppo di un attacco di panico che poi nel tempo andrà a ripetersi in situazioni molto simili, come diceva la mia collega prima, che poi metterà la persona ad evitare queste determinate situazioni. Come si può aiutare la persona all'interno per risolvere comunque questa problematica legata agli attacchi di panico? Sicuramente la psicoterapia è uno strumento potente che aiuta la persona a lavorare su questi pensieri catastrofici di morte o di stare male e ridimensionare comunque la situazione ansiosa, e aiutarlo a lavorare su quella che si chiama ansia anticipatoria, cioè la persona che quando esce dalla stanza, ad esempio, in mezzo alla gente ha avuto un attacco di panico. Eviterà questa situazione e nel momento in cui dovrà affrontare una situazione simile, partirà già dal presupposto che avrà un attacco di panico. Questa si chiama ansia anticipatoria e tante volte è scatenante l'attacco di panico perché già la persona in sé punta a dire sicuramente avrò questo problema. E utilizzare modelli di comportamento per abbassare questi livelli di ansia utilizzando anche tecniche di rilassamento. Bene, con oggi è tutto, vi salutiamo, grazie e buon caffè.